Nella precedente lezione vi ho spiegato nel dettaglio come avviene il fenomeno epigenetico dell'imprinting genomico, sia materno che paterno. Vi ricordate questa immagine per quanto riguarda l'imprinting materno? E vi avevo fatto vedere una seconda immagine anche per quanto riguarda l'imprinting paterno. Sia per quanto riguarda l'imprinting materno, sia per quanto riguarda l'imprinting paterno, vi ho fatto vedere che cosa succede nel maschio e che cosa succede nella femmina. Quindi mi raccomando, riprendete la precedente lezione con questa immagine che vi ho messo e anche con l'altra, un'altra immagine inerente l'imprinting paterno e non materno come questa. Mi raccomando perché dovete saperle bene queste cose qui. Quindi, per esempio, durante l'imprinting materno vi avevo detto, ecco, adesso naturalmente non lo riprendo nel dettaglio, ma ricordate che vi avevo detto che cosa succede? I geni soggetti, le copie dei geni, quindi gli alleli dei geni soggetti ad imprinting materno. Come vedete, nell'individuo femmina, che cosa succede? Vengono inattivati, quindi metilati, questi pallottolini con questi segmenti stanno a indicare in linee molto schematiche le metilazioni che silenziano questi alleli. Ecco, quindi gli alleli dei geni che sono soggetti a imprinting materno vengono metilati nella linea germinale femminile. Infatti vedete che sono stati metilati. Ecco, quindi la mamma in questo caso che cosa fa? Trasmetterà o l'uno o l'altro allele che comunque sarà metilato. Guardate questa immagine molto schematica e didattica. Allora, qui abbiamo la cellula uovo, naturalmente qui rendetevi conto che i pallottolini li faccio tutti uguali, diciamo, però cercate di comprendere che è un'evoluzione, cioè nel senso abbiamo la cellula uovo che viene fecondata dallo spermatozoo, quindi dopo la fecondazione abbiamo lo stadio, la fase di zigote, lo zigote poi migra all'interno della tuba di Fallopio. Che cosa succede? Si dividerà tramite divisione mitotica e avremo poi di conseguenza lo stadio a due cellule. Dallo stadio a due cellule si formeranno poi con ulteriori divisioni mitotiche quattro cellule, quindi dalle due cellule madri avranno origine due cellule figlie per un totale di quattro cellule. Il terzo e ultimo fenomeno epigenetico che approfondirò è il fenomeno epigenetico molto probabilmente più importante. Nel genoma umano sono presenti degli alleli detti alleli metastabili, chiamati anche epialleli. Vediamo questi alleli metastabili perché sono di enorme importanza nel dare fenotipi differenti, in quanto vengono modificati in modo differente, ma queste modificazioni sono modificazioni di tipo epigenetico. Allora, vi ho scritto qualcosina che dovete naturalmente trascrivere per comprendere meglio il tutto, e adesso naturalmente vi faccio comprendere che cosa significa ciò. Che cosa sono gli alleli metastabili? Pressoché vi ho detto sono presenti nel genoma degli individui, quindi li abbiamo.